Lettori. Oggi siamo in compagnia del nostro presidente dell'Ordine dei giornalisti, Stefano Pallotta. Grazie per la tua disponibilità, presidente. Grazie per l'invito. Un invito che nasce, insomma, da un pezzetto di attualità. Mi sto riferendo naturalmente al ballottaggio delle elezioni per la scelta del nuovo sindaco della città di Avezzano. E in più di un'occasione, soprattutto in alcuni ultimi editoriali, ho tirato in ballo una figura importante della città di Avezzano, Mario Spallone, un sindaco importante per la città, ma ancora di più un antesignano di quella che sarebbe la figura politica moderna, cioè dell'uomo politico che conosce perfettamente il meccanismo della comunicazione e quindi la relazione con il suo pubblico, con la sua gente, con i suoi concittadini. E Stefano Pallotta è stato per 20 anni il direttore responsabile di ATV7, la televisione del sindaco ed editore Mario Spallone. Sì, è così. Lui era come un personaggio della comunicazione, la comunicazione ce l'aveva innata. Quando è diventato proprietario di Telemarsica, perché inizialmente a TV7 si chiamava Telemarsica, aveva un ambito molto limitato, era quello della Marsica, poi diventò a TV7 nel 1980 e ebbe una diffusione a carattere regionale. Pensa, si vedeva addirittura a San Benedetto del Tronto e fino al Gargano riusciva a sparare i segnali dalla maielletta con i ripetitori. E lui nel frattempo, prima ancora di diventare sindaco, aveva acquistato questa televisione e devo dire che io sono stato direttore con lui per 20 anni, non ho mai ricevuto pressioni particolari di tipo politico per la linea editoriale della televisione. Ecco, però quando poi diventò sindaco avemmo, diciamo così, un'idea che era quella di collegarci direttamente con i cittadini, perché da lui si recavano decine di persone durante il giorno, perché poi insomma è un tipo che con i rapporti interpersonali era molto, molto cordiale, molto disponibile, anche molto, come dire, allegro da questo punto di vista. E quindi si poneva il problema di come arrivare rovesciando il broadcasting, cioè dall'uno ai molti. Lui rovesciò questa cosa dai molti all'uno e allora inventammo questo telefono. Un'intuizione incredibile. Inventammo questo telefono. Perdonami Presidente, arrivano i nostri caffè, sì. Oggi siamo ospiti di Joe Potato qui in via Savini, che ringraziamo appunto per l'ospitalità ma anche e soprattutto per i caffè, grazie. A voi. Grazie mille. Prego, perdonami, ti ho interrotto. Sì, insomma, con questo lo chiamammo, questa rubrica la chiamammo telefono aperto. Cioè, era una trasmissione in diretta. E i primi la conducevi tempi, tu? La conducevo io, l'ho condotta. Quindi per... Quindi nemmeno tanto semplice da gestire, l'ho condotta, immagino. Sì, ma era una cosa estremamente difficile, perché poi questa cosa partì prevalentemente con le telefonate di Avezzano. Ma con il passare delle settimane, perché era una rubrica che andava in onda il venerdì, mi ricordo, con il passare delle settimane cominciarono a telefonare da tutta l'Abruzzo, addirittura da Roma, perché la televisione si vedeva anche a Roma in quel periodo. E lui si occupava di tutto, non si occupava soltanto delle buche di Avezzano, della spazzatura, delle luci elettriche, della pubblica illuminazione, perché poi la gente telefonava, si è rotta la lampadina in via del Pioppo, che aveva una particolare situazione e quant'altro. Quindi si occupava di tutto quanto questo, poi si portava in trasmissione i responsabili dei servizi pubblici, per cui li metteva immediatamente, metteva loro in carico la risoluzione dei problemi e la mattina successiva, i giorni successivi, andava a fare i sopralluoghi e si accertava che fossero queste cose fossero eseguite. Ma al di là di questo, poi lui aveva tutta una storia personale dietro le spalle. Lui era stato medico di Togliatti, un personaggio importante del Partito Comunista, aveva curato Togliatti, Nenni, Longo, Amendola, cioè grandi personaggi della storia della sinistra italiana. Per cui quando lo vedevano in televisione si parlava di tutto, si parlava di politica, di buche, di elettricità, si parlava anche di rapporti internazionali, si parlava della Russia, dell'Unione Sovietica, di cui lui era molto innamorato. Lui era stato insignito dell'ordine di Lenin, per cui quando io sono stato con lui in Russia
per una quindicina di giorni, e quando andava in Russia, veniva ricevuto, si può dire, con gli onori di Stato. Gli mettevano a disposizione, il Cremlino gli metteva a disposizione gli interpreti, gli metteva a disposizione l'autista e quant'altro. E con Gorbaciov aveva un rapporto molto, molto particolare. Ed è stato l'unico italiano presente ai funerali di Rais Gorbaciov, Mario Spallone, invitato proprio appositamente da Gorbaciov. Sai, queste cose lui le Accidenti. raccontava nei libri che scriveva. Ha scritto un paio di libri, 20 anni con Togliatti, poi ne ha scritto uno molto più recentemente, questo Questo qui che ci hai 60 portato qua anni di a memorie. vedere 60 anni di memoria, dove c'è proprio un capitolo Ada dedicato ad TV7 ATV7 e al telefono a aperto. telefono aperto. E questo devo dire che è stato uno dei primi esempi di comunicazione interattiva, perché Antelitteram la proprio, eh? gente a quel punto, come dire, entrava direttamente in contatto con l'amministratore e poneva la questione all'amministratore ed esigeva la risoluzione di quei problemi. Immediata. E lui non si tirava indietro, anzi, tenga presente, insomma, tieni presente, ci diamo del tu, se mi consenti, Ci mancherebbe, tieni onore presente per me. che lui si era insediato in un periodo in cui Avezzano mancavano le cose, i servizi più essenziali. Non parlo del mio telefono, Non ti purtroppo, preoccupare. questo è brutto così. Come direbbero quelli bravi, il bello della diretta. Ci Mancava siamo. addirittura da molti anni, da 20 anni, il piano regolatore. Lui rifece il piano regolatore, dotò Avezzano dei servizi più importanti, portò a compimento delle incompiute e quant'altro. E poi ci sono, come dire, in questo libro si raccontano degli aneddoti molto, molto Su di simpatici, lui, molti, intendi? Ma su che di lui e tipo sui di persona? personaggi. E sui personaggi. Che tipo Era di un persona era e istrione, che tipo di amministratore è era un stato? uomo, dal punto di vista dell'amministratore, è stato un decisionista, cioè lui riusciva, pensi che quando andavamo in onda con telefono aperto, una volta mi lasciò addirittura solo in trasmissione, telefono aperto significa la diretta, perché lo chiamava un ministro, allora non mi ricordo che ministro al telefono. E una persona gli fece cenno che c'era quella telefonata che lui aspettava. Lui si alzò, andò a rispondere al telefono fisso e mi lasciò in diretta con la Da gente per una quindicina di minuti. Io che non sapevo assolutamente niente, poi dei problemi della città, perché facevo il direttore responsabile, quindi conoscevo i problemi a grandi linee, quindi non nei particolari, e quindi cercai. Era senza rete, cioè là poteva succedere. Sapevamo come iniziavamo, e nemmeno quello sapevamo benissimo, ma non si sapeva come si concludeva quella trasmissione. E per me, per molti versi, i primi tempi è stato terrorizzante. Poi, con il immagino. passare delle settimane, ci ho fatto un po' il callo. E devo dire che c'è stato un periodo in cui io fui sostituito da un altro collega per ragioni di lavoro, perché non potevo condurla, e lui non si trovò affatto bene. Quindi C'era una era certa una sorta di sintonia tra voi, avanspettacolo, era una sorta immagino. di avanspettacolo, perché insomma lui era Totò, io ero Peppino, ero la spalla, insomma, ecco, questa era un po' la situazione che Un si era sindaco che ha creata. convinto la città e che è stato riconfermato anche al secondo mandato. Sì, al secondo mandato, telefono aperto, questo rapporto con la città lui l'aveva già stabilito, e quindi il secondo mandato fu una sorta di, come dire, passaggio naturale, no? Lui si sentiva dall'opinione pubblica che probabilmente sarebbe stato riconfermato, e così fu. E lui andava direttamente, come dire, alla fonte. Quando si trattava di avere finanziamenti, le cose, andava direttamente a Roma, perché i suoi contatti erano quelli, erano contatti Certo. di politici ad altissimo livello. In questo libro ci sono delle foto, per esempio, che lo ritraggono con Togliatti, con Nenni, con Berlinguer, ma non solo. Ci sono telegrammi di Andreotti, c'è cioè il telegramma di Napolitano, quanto diventa, perché è stato anche medico di Napolitano, quanto diventa presidente della Repubblica. Ma insomma, ci sono delle cose molto curiose.
Ricorda per esempio l'aneddoto di Giuliano Ferrara che molti non conoscono. Giuliano Ferrara, lui l'ha visto crescere, e infatti c'è un capitoletto in questo libro che si dice: ho visto nascere un grande giornalista, e si riporta l'episodio dell'incidente in macchina sull'autostrada Avezzano-Roma. Giuliano Ferrara doveva sostenere l'esame di licenza liceale. Quindi la macchina in panne con il padre Maurizio, che era stato corrispondente dell'unità da Mosca, non poterono raggiungere Roma e quindi telefonarono a Mario Spallone. Mario Spallone, che era commissario d'esame, perché era anche professore universitario, era cattedratico alla Sapienza a Roma, faceva il commissario d'esame al liceo classico di Avezzano. Ebbene, gli fecero fare la licenza liceale, commissario Mario Spallone, al liceo classico Torlonia di Avezzano. Quindi Giuliano Ferrara si è diplomato ufficialmente ad Avezzano. Poi, come dire, di aneddoti ce ne sono. Un personaggio incredibile, quindi uno tantissimi. Spessore incredibile, che ha lasciato poi in eredità, diciamo, il comune di Avezzano ha, come la storia ci racconta, due mandati di Floris, quindi poi il mandato di Gianni Di Pangrazio, poi De Angelis con la storia degli ultimi due anni, sì, con l'anatra zoppa, e poi il commissario. Ed ecco che arriviamo ai giorni nostri, al ballottaggio che è alle porte. Sì, e devo dire che Di Pangrazio, faccio soltanto questa sottolineatura e non entro nel merito del ballottaggio che si terrà domenica prossima. Di Pangrazio è stato un grosso collaboratore di Mario Spallone, perché quando lui era sindaco lui era responsabile del settore bilancio e personale del comune di Avezzano, per cui i loro rapporti erano rapporti molto, molto stretti. Detto questo, insomma, non aggiungo altro, perché aggiungerei per pari condizione degli apprezzamenti anche per l'altro candidato in ballottaggio, ma non lo conosco più di tanto, per cui voglio dire, non posso dire altro. C'è stato poi nel 2017 l'intitolazione di una festa di intitolazione a, sì, Mario Spallone. Gli è stato intitolato il piazzale della fontana di Villa Torlonia, perché lui amava molto spesso, durante le sue, così, i momenti di riposo delle sue fatiche, per le sue fatiche amministrative, amava passeggiare a Piazza Torlonia e quindi riposarsi su quelle panchine. E uno dei desideri che aveva sempre espresso era quello di avere intitolata questo piazzale, questa villa, e devo dire che il sindaco De Angelis ha valorizzato molto la figura di Spallone, perché lo ha ricordato in più di un'occasione, fino ad arrivare all'intitolazione di questo piazzale, e di questo gli va dato sicuramente atto. Beh, sindaci come Mario Spallone, personaggi, diciamo, come Mario Spallone, ne avessimo. Bene, nascono pochi, insomma, nel Ma corso secondo della, lei, con tutti i limiti e i difetti che si portava dietro, perché c'è anche da dire questo, insomma, che poi lui aveva anche qualche difettuccio, ce l'aveva. Vabbè, per fortuna, sennò sarebbe stato perfetto. Assolutamente. Sì. Ascolti, ma secondo lei che Avezzano troverà il futuro sindaco? In che condizioni si trova Avezzano dopo queste ultime vicissitudini, oltretutto? Diciamo che Avezzano dopo Spallone, lui amava dire, per esempio, l'ho rovesciata, l'ho rivotocata, diceva in questo, l'ho rovesciata come un calzino, ed era effettivamente vero. Diciamo che negli anni successivi all'era Spallone si è vissuto un po' dell'eredità, sull'eredità di quello che aveva lasciato Mario Spallone. Poi delle cose sono state fatte, le cose sono andate avanti, molte altre cose non sono state fatte, non sono state realizzate, alcune sono andate indietro, per cui, come dire, la situazione in questo momento dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista economico, con tutte le limitazioni che possono derivare dalle condizioni generali, strutturali del paese, non sono le migliori in questo momento ad Avezzano, per cui il sindaco che si appresta a entrare in carica si troverà ad affrontare problemi di grande rilevanza. Vorrei con te affrontare più che altro il punto di vista culturale. Io ho apprezzato molto Avezzano, è una città che mi piace molto, una città molto operativa ed è una città anche molto accogliente.
al di là dei campanili, non me ne vogliano gli aquilani, ma non ho mai nascosto questa mia particolare affezione ad Avezzano. Dal punto di vista culturale, gli avezzanesi che ho conosciuto li ho visti appunto molto concentrati sulle loro attività, sono delle persone molto pratiche che davvero passano dal macchinone al trattore con una semplicità e con una tranquillità che davvero sconcerta nell'energia poi che impiegano nello svolgere le loro attività. Ma una città molto commerciale, una città molto reattiva, con grande spirito di iniziativa. Dal punto di vista culturale? Questo è vero, Avezzano è una città dal punto di vista economico molto, molto attiva, questo è storicamente così, un po' legato molto al fucino, quindi all'agricoltura, ma non solo, anche poi alla grande industria che è arrivata ad Avezzano. Dal punto di vista culturale c'è una differenza che io noto, ormai io sono una sorta di aquilano d'adozione, sono 38 anni che faccio sotto e sopra, insomma, che vado a dormire Hai ad consumato la Avezzano, ecco, vado. strada, eh? Ho consumato l'autostrada, ho consumato le macchine Ci più che credo. altro, insomma, più che l'autostrada. Devo dire che mentre ad Avezzano c'è un'attività culturale pulviscolare, cioè nel senso che è molto atomizzata, ci sono una serie di associazioni culturali, una serie di iniziative anche di carattere musicale, teatrale, di letterarie. Qui all'Aquila c'è un'analoga attività, ma è molto concentrata. Diciamo che sono organismi che sono riusciti a mettere insieme queste piccole attività e quindi è molto più strutturata l'attività culturale all'Aquila rispetto a quella di Avezzano, che è invece molto più polverizzata. E questo dà l'impressione, ma io credo che sia soltanto però un'impressione, di una maggiore attività culturale dal punto di vista delle iniziative, ma io credo che sia soltanto, ripeto, un'impressione, perché poi qui all'Aquila, come dire, questo primato culturale io credo che permanga, rimanga e deve continuare a rimanere, perché è il capoluogo, è assolutamente il capoluogo di regione, e le strutture culturali che sono qui non sono altrove. Vogliamo chiudere con un aneddoto? La cosa che ti ricordi in modo più Ma lucido, più vicino a te di Spallone? guarda, io sono stato con lui a Mosca una quindicina di giorni ed era il periodo del proibizionismo, cioè Gorbaciov aveva vietato la vodka nei bar, quindi aveva vietato. Ricorda il proibizionismo americano degli inizi del Novecento. E ci trovammo a cena con Zagladin, che era il consigliere personale di Gorbaciov per la politica occidentale, per la politica europea, e con Popov, che era il segretario particolare di Gorbaciov. C'ero io, c'era Spallone e c'era un operatore che a me piace molto ricordare, che era Gilberto Porretta, che è morto, un filmmaker eccezionale, veramente una persona eccezionale, che andrebbe ricordata anche con celebrazioni. E a un certo punto stavamo mangiando a un ristorante italiano che si chiamava Le Lasagne, stavamo mangiando un timballo e Zagladin prese una teiera e con la teiera mi versava il tè bianco. Ma dicevo io, che cos'è questo tè bianco? Andai ad assaggiare ed era vodka. Quindi mettevano Nella teiera. Nascondevano la vodka nella teiera per evitare, come dire, di essere. Alla fine della cosa mi disse, Spallone mi guarda e mi disse: Stefano, vai a pagare. E io avevo fatto il cambio in nero all'Arbat, a via Arbat, perché mi aveva mandato in Russia con pochissimi soldi, mi aveva mandato in Russia a fare dei servizi con pochissime cose. E riuscii a pagare il ristoratore con un rublo, 2 rubli, 3 rubli, un pacco di monete da 1 rublo che mi avevano consegnato alla via Arbat. Finiti i soldi, si presentò qualcuno con delle rose, perché c'erano anche delle signore in quell'occasione, disse: Stefano, offri le rose alle signore. E io ho fatto credito, ho fatto debito con il distributore di rose per offrire rose alle signore. E lui lo sapeva, quindi si divertiva anche a prendermi, A metterti in a mettermi in imbarazzo. difficoltà, a sfottermi in quel Grazie senso. allora per aver condiviso con noi questi tuoi ricordi così intimi, perché si sente E l'affetto certo.
Grandissimo, forse è la prima volta in tanti anni che ti conosco che ti vedo così partecipe, mi fa tanto piacere. Beh, ma io devo molto a Mario Spallone, quindi mi fa molto piacere parlare di lui. Forse avrei dovuto scrivere qualche cosa su di lui, ma può anche darsi. Esatto, può anche non è darsi, mai troppo tardi. Può anche allora, darsi che io lo faccio. Allora noi ringraziamo il presidente dell'Ordine dei giornalisti Stefano Pallotta, e ringraziamo Joe Potato per averci ospitato e offerto questo caffè, e grazie a tutti voi per averci seguito e alla prossima puntata della nostra pausa caffè. A presto. Grazie.